questo materiale super assorbente, è un gel in grado di assorbire grosse quantità d'acqua. Quando dico grosse quantità d'acqua, parlo di un materiale che può assorbire anche 1 litro d'acqua per grammo di materiale secco, cioè la punta di un cucchiaino assorbe una bottiglia d'acqua. 15 anni fa, la prima volta che facemmo la sintesi di questo materiale, i primi brevetti, doveva essere utilizzato per pannolini e prodotti assorbenti di igiene personale biodegradabili, perché questo è un super assorbente, non soltanto, non soltanto diciamo super assorbente, ma anche biodegradabile. Io la conferma l'ho avuta, nel senso che anche se sono soggetto a vincolo di riservatezza, abbiamo chiuso un importante accordo con un gruppo multinazionale per applicazioni invece nel settore biomedicale, bulking agent per diete ipocaloriche, cioè il materiale si ingerisce in forma secca, si gonfia nello stomaco e dà senso di sazietà. Certamente alla base ci deve essere molta curiosità, curiosità non soltanto di carattere scientifico, sia chiaro, cioè proprio curiosità nelle cose, perché poi diciamo è nelle piccole cose, nella soluzione dei piccoli problemi che magari si approccia a un problema più grande. I piccoli problemi possono anche non essere tutti di natura scientifica, per trovare una soluzione scientifica convincente. Quindi certamente tanta curiosità, poi entusiasmo, diciamo, almeno per quello che riguarda me, ovviamente poi non posso parlare di altri, però per quello che riguarda me l'aspetto fondamentale è proprio quello. Se ci si sente vivi in Italia, in Africa o negli Stati Uniti o in qualunque altra parte del mondo, bisogna far di tutto per cercare di essere lì, per sentirsi molto vivi. Fermo restando che lo shopping, diciamo, del denaro, delle altre cose che servono, va fatto nei posti opportuni.